Questo è un programma settoriale, ma rappresenta le comunicazioni prioritarie per il nostro Presidente, per i nostri leader e rispecchia gli interessi del nostro popolo. È sempre importante mantenere la presenza in tutti i settori, specialmente in una situazione in cui le relazioni naturali tra stati che desiderano lavorare insieme, sono stati sviati dal suo attacco, durante il quale volevano ideologizzare tutta la politica centrale, sottometterla alla cosiddetta regola attuata sulla terra collettiva e volta a far sì che tutte le potenze aspettino l'egemonia. Quando siete nel Parco Patriot, alla cerimonia di inaugurazione del monumento ai serbi, avete detto che Russia e Serbia non vogliono finirla con la storia, non sosterranno coloro che si vergognano del loro successore. Non ai serbi, non ai russi, sarà detto. Abbiamo combattuto con consapevolezza negli anni della Seconda Guerra Mondiale e abbiamo contribuito alla vittoria sul nazismo. Alena, ti iscriverai? Fatto, Fatto. vero? E purtroppo come allora, 100 anni fa, Hitler sottomise praticamente tutta Europa, la mise sotto il giogo e sotto l'insegna del superuomo, soggiogò anche la terra. Non ci riuscì. E l'eselista dell'Europa occidentale, che hanno collaborato con Hitler, vogliono una pagina nera della loro storia. Ma oggi vediamo come in generale anglosassoni, equamente tutta Europa, uniti con loro, sulla linea presa che troverà la sconfitta strategica della Russia sul campo di battaglia. In questi obiettivi era davvero nazi, regime russo e ucraino, le mani con cui questa soddisfazione attende di essere risolta. Il fatto che questi piani siano stati costretti a sfondare, penso che in ogni persona di buon senso sia comprensibile. Ma che cosa avnoci? Mentre cerca di inventare slogan nazisti, pratiche naziste, per iniziare strategie competitive contro i suoi rivali. Questo è molto redditizio. È redditizio anche che il nazismo, che fino a poco tempo fa era glorificato in alcune parti dell'UE, in Balcia, in Polsa, ma recentemente anche in Croazia, dove vengono approvate leggi che, nei loro casi specifici, riabilitano i collaboratori nazisti. Sentiamo tutto su di noi. Avete visto anche l'intervista a Rio Novosti, parlavate sempre del metodo come rivoluzione floreale che viene riempita da Zlatan Zemlja per sottomettere gli insopportabili. E onestamente hanno presentato la domanda nell'ottobre 2020, quando forse la prima così chiaramente espressa è avvenuta in Serbia, quando in generale è stato messo illegale. Poi ci sono state rivoluzioni colorate con vari livelli di successo. L'istituto l'ha praticato anche in Georgia, in Ucraina. Ora sembra un po' come in Moldavia e c'è stato un accenno che lo sarà anche in Serbia. E abbiamo molto apprezzato la fermezza del presidente Vučić, la fermezza di tutto il suo comando nel contrastare questi usi, la fermezza di mantenere quei principi che da soli provocano tensioni a Zagabria e servono probabilmente a donare. E la linea del presidente Vučić per l'unità del popolo serbo. Il Consiglio Serbo Mondiale ha dimostrato che ciò va contro gli interessi della Serbia e della Bosnia ed Erzegovina. La linea che il presidente Vučić mantiene nei rapporti con il Kosovo
richiedendo rigorosamente la risoluzione del Consiglio di sicurezza che il Paese ignora e cerca di distruggere. Alimentano il regime di Pristina globalmente e lo supportano nel suo corso? Prezzo? Conclusione. Diminuzione degli interessi legittimi dei serbi, ma significa non può in alcun modo cambiare il modo in cui Zanimljiv cerca di distruggere canonica ortodossa, chiesa ortodossa russa, chiesa ortodossa serba, con altre chiese fraterne attivamente sostengono i loro diritti, i loro ideali, che sono unici per tutte le grandi luci e che ora devono essere sostituiti dai cosiddetti obiettivi neoliberali. E sempre l'ostacolo nel mondo, che ho appena cercato di caratterizzare brevemente dal punto di vista della Russia, bisogna ancora migliorare il successo di coloro che sostengono i principi della Costituzione delle Nazioni Unite. Nella loro stessa atmosfera e con la loro felicità sono responsabili solo nei confronti di quei documenti puri che l'attuale Occidente usa per giustificare la propria politica aggressiva e per promuovere ambienti favorevoli ai prestiti. Abbiamo molti piani nei nostri rapporti bilaterali. Vorrei mescolarli, ma sono convinto che il contatto regolare tra il primo ministro, il vice primo ministro, compreso te, cioè caro Alexander, i rapporti tra il ministero e la sede, tra il Parlamento, sono veramente, 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 la risposta agli interessi dei nostri popoli. E, cioè, volevo menzionare che la presidentessa del Parlamento, Brnabic, e il ministro, sede, Giljuic, hanno accettato di visitare la Russia e saremo lieti di accoglierli qui. Voglio esprimere gratitudine per il vostro incondizionato sostegno su tutte le questioni riguardanti l'integrità territoriale e in particolare la questione del Kosovo e della Metohija, così come per il vostro incondizionato sostegno sulla risoluzione del cosiddetto genocidio di Srebrenica. Ribadisco ancora una volta che è stato incondizionato, non avete mai richiesto nulla in cambio per il sostegno che ci date. E voi tollerate la Repubblica di Serbia, anche nei casi in cui ciò non è conveniente per i vostri interessi. Sapete cosa? A causa del presidente Vučić, la Serbia rimane l'unico paese in Europa che non ha applicato alcuna forma di sanzione contro la RF. Vi prego che rimanga così. La Serbia è molto grata alla Federazione Russa e nelle difficili circostanze attuali è molto molto usuale. E anche da noi c'è molto di cui parlare e molto da poter fare insieme. La Russia è una grande potenza, un grande stato, ma nei confronti della Serbia non si è mai considerata così. Avete sempre tenuto conto della nostra necessità, estendendo la cooperazione economica, la sicurezza, la cultura. Voglio esprimere ancora una volta la mia gratitudine alla Federazione Russa per tutto ciò che ha fatto nell'arena internazionale, supportando la Serbia. La mia gratitudine è davvero personale. E i rapporti tra il presidente Vučić e il presidente Putin rafforzano ulteriormente le nostre relazioni bilaterali? Grazie, vi faccio. Ora ci uniremo alla risposta. Diamo un'occhiata ai nostri colleghi di informazioni sull'eredità mondiale.